Sì! Primi in classifica! Tanta roba, ragazzi, sono mancato per 2 settimane. Per quanto riguarda questa serie, stavo per morire, stavo per sputare tipo tutto. E ragazzi, sono solo 2 settimane veramente fruttuose. Io vi faccio vedere solamente il dato delle ultime 5 giornate. Pareggio, vittoria. Olle, adesso mi devo rimettere a fuoco la faccia. Olle, grandi ragazzi, grandi, grazie a tutti. Allora, io vi faccio vedere. Prima vi aggiorno entrambe. Allora, per la situazione, allora, 2 giornate fa, non vi ho fatto vedere, ho affrontato Sporting Gol. Sporting Gol che era terza in classifica, si stava giocando con me l'aggancio a Gabboman, a Chievo Veronica, che è prima in classifica. Ragazzi, allora, come potete vedere qui alla mia destra, Musso, ho messo titolare Musso, ho fatto benissimo, perché poi Donnarumma ha preso 5,5 come sempre. Donnarumma, se non prende il gol, non è contento, quindi ho messo Musso una settimana fa. Attenzione, questo è quello prima, ha preso 6,5. Romagna 6,5, Alexandro 6,5, Elander 6,5, che perfezione ragazzi. Mandragora 6, Freuler ha fatto gol. Quando vi dico che Freuler è forte, è perché Freuler è forte. Freuler ha fatto gol, 6 di Quadrado, 6 di Cristante, 5,5 di Insigne, 5,5 di Gomez, 5 di De Vrij. Praticamente ragazzi, ho campato con il gol di Freuler, ma anche comunque con un'ottima linea difensiva che mi ha permesso di compensare le insufficienze davanti. Lui però è stato disastroso. In porta gli è entrato Carnezzi, se gli ha preso 6 e va bene. Mancini 5,5, Toloi 6,5. Autogol e giallo di Masiello, cioè autogol e giallo, mancava solo che si prendesse il rosso e poi si sacrificasse a centrocampo. Gli ha preso 2, Parolo 6, Milinkovic 5,5 perché ha preso il giallo, Zaic 6, Zielinski 6, Berardi 5,5, Icardi 6, Simeone 5. Gli ha preso, lui abbia, cioè bla bla bla. 70-60, 1-0 ragazzi, tanta roba. Detto questo, settimana scorsa, forse potete vedere, Chievo Veronica ha pareggiato 1-1 contro Delfini Zellosi, 68,5-67,5, quindi pareggio molto equilibrato. Per Delfini Zellosi ha segnato Atebur e basta, per Chievo Veronica ha segnato Piontek e basta, quindi partita molto equilibrata, con la differenza che diciamo Delfini Zellosi è stato molto mediocre a livello di voti, però ha compensato Chievo Veronica con il 3 a Berisha perché ha preso 3 gol. Quindi a questo punto andiamo a vedere l'ultima giornata. Io dovevo vincere per forza, sperando in una debacle di Chievo Veronica. Vi dico prima di tutto che Chievo Veronica ha pareggiato 2-2 contro Team Culo, l'ultima in classifica. Gli ha fatto un assist Brozovic, gli ha fatto un gol, che sì, gli ha fatto una doppietta Quagliarella. Quindi insomma, sulla carta molto bene, ha fatto 73, ha appena fatto 2 gol. Dall'altra parte però ragazzi, Team Culo tanculato, perché ok, Andanovic avrà preso 2 reti, però un gol l'ha fatto Pratt, poi ha fatto gol Caputo, gol Zapata e gol Keita. Praticamente hanno segnato tutti gli attaccanti, Caputo, Zapata e Keita. Manco tipo, che ne so, Higuain, Dybala e Ronaldo. No, Caputo, Zapata e Keita. Quindi insomma, alla fine Team Culo si è salvato e ha pareggiato 2-2. Quindi a questo punto ragazzi, tocca a me. Io ho giocato contro Los Pollos Gladiadores e mi fa strano dirlo, perché ci ho avuto tutto il contrario di tutto. Il contrario di tutto che cosa? Donnarumma che come sempre mi prende gol e mi chiude con 5. Cionek che si fa espellere. Quindi Cionek mi ha preso 4, raga, cioè proprio malissimo. Da lì in poi è un divenire di ottimi voti. Ok, la Cerbi 5,5 l'accetto, ma poi mi segna Chiellini, che me lo sentivo. Tra l'altro sotto la pagina di la staffetta sportiva, andatela a seguire se ancora non lo fate, la_staffetta_sportiva su Instagram, hanno chiesto quanto finiva Fiorentina-Juventus. Io ho detto 1-2, quindi il risultato esatto non ci ho preso, però ho detto segnano per la Fiorentina Chiesa, no, mi pare, Chiesa o Simeone. Vabbè, per la Juventus segna Cristiano Ronaldo e Chiellini. Ma mi hanno detto what the fuck, Chiellini? Sì, se non segnava Chiellini, e ha fatto gol, l'ho messo titolare e mi ha accontentato. Kurtic titolare, mi fa doppietta, quindi mi prende 13,5. Un 6 ottimo di Freuler, ragazzi, Mister 6 Freuler. L'assist di Quadrado che prende 7,5, quindi Cristante 6, 7,5 anche per Insigne che fa l'assist nella vittoria del Napoli per 2-1 esterna contro l'Atalanta, 6 per Gomez, 6 per De Vrij. Dall'altra parte tanta mediocrità, 6, segna Kolarov, prende 9,5 perché prende il giallo, poi 6 Hamsik, 6,5 Zonzi, 5,5 Marudic che quindi si compensano, 6 Lasagna, 5,5 Pandev, gli entra Lulic che gli prende 5. Ragazzi, 76,5-68, siamo primi, Gabbo agganciato in testa alla classifica. E ragazzi, è successo di tutto questa settimana, perché Sporting Gol ha vinto contro Hertha Vernello, Fred ha battuto 3-0 Daniele Brogna. E quindi andando a vedere la classifica ragazzi, andiamola a vedere.
Chiavo Veronica e Seacolf 24 punti. Chiavo Veronica ha fatto più punti, quindi insomma adesso sopra è lui, però insomma siamo primi a pari punti. Terzo, Sporting Gol a 23, quindi un punto sotto di noi. Due punti sotto di noi c'è Fred a 22, ragazzi, attenzione. Poi c'è Tavernello quinto a 20, quindi è solo 4 punti dalla vetta il primo. Il quinto, poi All Scars a 19 punti. Delfini Zelosi a 16, Papyrus, Atletico Van Gogh a 15, Los Pollos Gladiatores a 13 e Team Culo a 9. Quindi ragazzi, diciamo che più o meno da Brogna a noi ci sta circa, ci sono 5 punti e racchiudono in 5 punti 6 squadre, ragazzi, veramente dopo 14 giornate sta succedendo veramente di tutto. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere la vostra, secondo voi come arriverò alla fine in questo fantacalcio. Ragazzi, voglio rimanere primo, sarà difficile anche perché settimana prossima, ragazzi, io vado a giocare contro Atletico Van Gogh e Atletico Van Gogh Mandzukic, tipo Antenucci, Gervinho dovrebbe non esserci perché è rotto, però c'è Inglese, c'ha il Gallo Belotti, c'ha Luis Alberto, quindi insomma potrebbe mettermi in difficoltà. Ho paura, ma non lo temo. Ci vediamo settimana prossima con il nuovo aggiornamento. Ragazzi, voglio arrivare primo. Secondo voi dove arriverò? Soprattutto fatemi sapere voi come sta andando al fantacalcio. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Grazie per questo video, buon shalala allene come sempre. Ci vediamo ad un prossimo video. Prima di chiudere il video, regalami qualche secondo. Devo dirti che proprio da questo momento il canale avrà una programmazione e la programmazione sarà la seguente: 4 video giornalieri dal lunedì al venerdì. Le uscite saranno le seguenti: 7 di mattina, 14, 17, 21. Ovviamente quando ci sarà una partita, il video di quella fascia oraria sarà sostituito dal post partita. Non vale però questo ragionamento per il weekend, dove dopo ogni partita, 10 minuti dopo, ci sarà il post partita. Quindi mi raccomando, lunedì, venerdì, 7, 14, 17, 21.